ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, buonasera, ciao a tutti, ciao. Buona giornata. Come stai Paola? Come ti senti? Molto bene. Sei organizzata? Hai preparato? Perché no. La Paola, quando deve partire qualche cosa, lei prepara le valigie una settimana prima. Non è vero, prima. È Luciano Nelli che magari comincia a buttare lì la roba. Io no, Fino all'ultimo momento proprio. Penso proprio a cosa devo portare per non dimenticarmi niente, però poi insomma. No, devo dire che tu sei comunque organizzatissima in queste cose, mentre io sono un po' più a ruffone. Tant'è vero che quando io parto, tipo per esempio quando andiamo a Berlino, che andiamo in crociera, eccetera, quando parto la valigia si chiude bene. Quando torno non riesco mai a chiuderla. Chissà perché probabilmente butto la roba un po' così e quindi non infatti è. Vogliamo svelare anche una cosa, che Luciano Nelli in questa crociera è partito con un valigione ed è tornato con due, con due valigioni e non erano souvenir, non so cosa c'aveva dentro. No. Però non si è mai saputo. La stessa roba, la stessa roba. Vabbè, con chi partiamo oggi? Con musica Paolo alla grande. Bertoli. Ah, Paolo l'amico Bertoli. Paolo Bertoli da Bedonia, che provincia di Parma. Ci ha regalato una nuova canzone, adesso si è messo a fare il rubacuori. Dai. Ruba cuori mix. Dai, alla grande. Paolo Bertoli. Prendi e lascia, una canzone simpaticissima che ci fa ascoltare da questa bella orchestra del Centro Italia, che sono l'orchestra di Joselito, canta Demis, prendi e lascia. Una volta mi facevi anche... Facevo il mimo, ma era talmente brutto quell'amica lì che non lo faccio più. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così. Prendi e lascia, ma che strano gioco. Prendi e lascia, scherzi troppo col fuoco. Non so cosa dire, non so cosa fare, vorrei solo tradire il mio strano pensare. Non ti riconosco da quando dicevi ci tengo a te e non voglio misteri. Dov'è la tua mano?
pensieri proibiti che sanno di te, vorrei fossi sempre con me. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così. Prendi e lascia, ma che strano gioco. Prendi e lascia, scherzi troppo col fuoco. Se questa è la vita che vuoi fare tu, di certo non posso resistere più. Ti prego chiarisci che posto mi dai fra tutte le cose che fai. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così. Prendi e lascia, ma che strano gioco. Prendi e lascia, scherzi troppo col fuoco. Prendi e lascia, è uno strano gioco. Prendi e lascia, ti diverti così. Prendi e lascia. Prendi e lascia, prendi e lascia, prendi e lascia. Andiamo a intervistare il nostro artista di oggi, quindi parte la sigla di Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E noi abbiamo con noi oggi, siamo felicissimi di avere proprio The Blonde. The Blonde. Allora, io, cari ragazze e caro ragazzo, ecco. Io avevamo una nostra trasmissione vecchia che conducevamo tanto tempo fa, si chiamava Sì o No. E allora io vorrei fare a voi la nostra rubrica classica Sì o No, dove voi rispondete sì o no. Mettiamo allora, Max terrà il microfono e risponderà, sì, volendo. Poi lo passi a Patrizia così, e poi risponderete insieme. Vabbè. La vedo dura. Dovete dire però... ni, ha messo un ni, va, dai, vediamo un ni. Po'. Faranno tutti ni. Allora, amore? Sì. 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 Gelosia? No. No. No, per niente? Niente. Niente. No. Io non ci ha posso... provato, ma non riesce. Fast food? Mi. No, no. No. Ristorante, sì. 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 Allora, musica lirica? Ni. Sì. No. No. Ni. Liscio? Sì. Sì. Per forza. Jazz? No. Sì. Ni. Ni. Sei fedele? Sì. Per forza, devi dirlo. Ah, sì. No, è costretto. No, vabbè, ma qua, io ci gioco sopra, ma ovviamente, ovviamente è anche sicuramente per la per ora è anche la realtà e la verità. Sei invidioso, invidiosa? No. No. Sei golosa? Sì. No. No. Solo io. Beh, no, sei in ottima compagnia. Si scoprono delle cose, no? Politica sì o no? No. Sì. Ni. Sì. Ora. Sì. Sei credulone? Credulone? Sì. No. No. Lei sempre sì, sì. È golosa, credulone. Sei organizzata, organizzata? Sì. Sì. Ni. Ni. Lei è sempre diversa. Sì, però, esatto, Sei puntuale? Sì. No. Ni. Ni. No. Sì. No. 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 Con te sì, perché sei tedesca, mi brontola. Altro che con te sono puntuale. Poi per il resto, no. Senti, ragazze e ragazzi, balli di gruppo? Sì, sì. 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 E pensi di avere un cattivo carattere? No. Sì, no. Sì, tu pensi... Tedesca, è ovviamente. Vero. È tedesca di Bonn. È buona come è Bonn, però, è Bonn. Tanto va presa con le molle, però. Vedi. Se la fanno arrabbiare. Senti, sei pignola? Pignolo? Sì. No. 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 Lei sì, però è tedesca. Tedesca. Vendicativa? No. Vendicativo? No. No. In genere sei allegro? Sì. 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 Sei romantica? Sì. 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 Tutte e tre. Bello. Credi nell'amore eterno? Sì. Sì. Qualcuno dice spero. No, via, oddio, dovrei dire no. Ma allora no o sì? Non lo so, sì. Sono separata, riaccompagnata, se era eterno. Se no, giusto, eterno. Perché lei, vabbè, il primo tentativo era... Domanda tra bocchetta, così. Avventure? No. No. No, nel senso, nel per senso ti capita... avventure per il mondo, a girare, qualsiasi allora altra sì. cosa? Sì. Ah, ecco, certo. Va bene. Va. Preferisci i dancing... O quindi i locali o le feste di piazza? Feste tutte di piazza. Due. Feste di piazza. Tutte e due. Mi piacciono tutte e due.
una domanda tipica che sicuramente ormai alcune risposte le so già. Sai ballare? Sì. No. No. Ecco. Patrizia? Sì. Sì. Prevedevo però questa risposta. Allora, sanno ballare, lui no, però sì. Non conta. No, però sanno cantare anche molto bene. Sono The Blonde. Dai, alla grande, brava. E noi ascoltiamo E ascoltiamo Chariot, questo grande successo. Un brano che ama Luciano Nelli in particolar modo. Lo amo in particolar modo perché ho avuto, eravamo anche molto amici proprio con lei, con Betty Curtis, che era la mia, come dire, in qualche modo era la mia icona quando ero bambino, e poi ho avuto la fortuna quando avevo un locale di averla tante volte proprio esibirsi sì. Nel mio locale. Però in questo caso la ascoltiamo da The Blonde e sono Chariot, loro. La terra sarà senza frontiere, la terra ci porterà fortuna, la luna per noi sarà il domani, se mami, se verrai con me. Sono caro tra le nuvole, più avanti del caldo del sole, sull'ultima stella lassù, tu solo con me, io sola con te. La terra sarà senza frontiere, la terra ci porterà fortuna, la luna per noi sarà il domani, se mami, se verrai con me. Sul mio carro tra le nuvole, più avanti del caldo del sole, sull'ultima stella lassù, tu solo con me, io sola con te. E questa è una canzone, Paola, bellissimo, che mi piace tantissimo. Bellissimo. Pensate che durante le serate non la faccio molto spesso. Il video è bello perché ripercorre un po', attraverso fotografie, sì. Ripercorre tanto tempo, qualche anno della mia carriera, sicuramente alla grande. Ma la canzone è bella perché io, come tutti, molti amici sanno, io sono innamorato del country americano, questo stile... questo country americano che è molto bello, con queste chitarre un po' hawaiane, eccetera. E allora io e Gigi Domenica abbiamo fatto questa canzone che si chiama appunto Baby, che ricalca proprio il country americano. La voglio dedicare a tutte voi, a tutti voi, tutti quelli che mi conoscono da tanto tempo e, perché no, anche a quelli che mi conoscono da poco tempo. Dedicata da Luciano Nelli, Baby. Dicevi non ti scorderò mai, baby, oh baby, ma il tempo passava su noi, le canzoni dei Beatles e già si bruciavano i giorni miei, e per te che eri troppo bella scrissi la canzone per noi. Oh baby, ti chiamavo io, chissà ora dove sarai. Quello che
Il Sentiero del Cuore con il loro talent show, talent show che si chiama Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? Te già ti conosciamo e non ti sopportiamo, comunque dici come ti chiami. Mi chiamo Alderano, sono il re della pistola. Mio cavallo a dondolo, vado in giro per il mondo. Quando ero in Arizona ero re della pistola. Ma dove sono gli sceriffi? Io non li ho ancora visti. Se metteranno una taglia sulla mia testa, fino a che sarò vivo, tutte le campane saranno a festa. Al capo degli indiani glielo dirò domani che Texas Pecos Bill e Capitan Mickey sono stati i miei più grandi amici. Mio nonno mi diceva: stai attento, Black Devil, il capo dei banditi era un grande pistolero, ma il piccolo sceriffo l'ha spedito al cimitero. Tu ringrazi a Dio se sei ancora vivo. Yuhu! Col mio cavallo a dondolo vado in giro per il mondo. Sono re della pistola. Black Devil non perdona. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? Ecco, ai ricordi di ritornelli anche oggi siamo di nuovo come ieri e come ieri l'altro. Mi raccomando, voi che ci seguite da casa, quello che arriva adesso non è realmente quello che diciamo, perché c'è stato un carissimo amico e ci ha dato anche l'opportunità di divertirci un po', se vogliamo, un carissimo amico che ci ha detto: voi siete talmente bravi che non sbagliate mai, Luciano e Paolo non sbagliano mai, eccetera. È vero che in qualche modo bravini lo siamo, nel senso che noi sbagliamo poco, però qualche volta sbagliamo anche, qualche volta vengono fuori durante le registrazioni, vengono fuori degli aneddoti particolari. Fuori onda, e questi sono i famosi fuori onda, i blob, praticamente sono dei blob, sono delle cose che nessuno dovrebbe mai vedere, nessuno ha mai visto. Tant'è vero, nemmeno non ha mai visto. Purtroppo. Esatto. E quindi è la nostra, direi il nostro montaggio, che ce l'hanno lì da una parte e li tirano fuori, l'hanno tirati fuori in questa occasione. Allora, quelli di ieri erano divertenti, quelli di ieri l'altro erano abbastanza divertenti, vediamo oggi che succede. Allora, appunto, a grande richiesta, mi raccomando, voi da casa, noi non siamo seri in quel momento lì, quindi per 3 minuti beccatevi quel che c'è. Allora, fuori onda, voi, a ricordi di ritornelli. Ecco, dico, è arrivato un gatto. Ecco, perché io ho visto di là. Ma l'ultima volta che ho visto una rana, era un topo, mi sa che me devo far regolare la vista. Questo è un gatto, però. Se sta... Bellissimo, dai, va bene. Ok, Polisano Ferrariosa. Sa che è incinta. Rilassa. Vai, diavolo. Tutti me la chiedono ancora, questa canzone, ma quando uscirà, Scusa, questa canzone? Intervista con l'artista. Ho capito, ma... Ah! Io, che ne so, tu me la chiedono. Vabbè. Era una canzone porno. Dai, questo non lo metto. Il nostro amico Cristiano Chesi E.C. Salute. Che entusiasmo. Mare. Dopo lo rifamo, ma lasciamo che entusiasmo. Perché scusa, l'ho detto, facciamo tutti E.C. Sti cazzi. Io proprio pensavo. Ma infatti lui saluta. Ma Fernanda l'ha fatto. No, lo lasciamo che entusiasmo. Va bene. Ok, aspetta. Siamo messi proprio bene, ragazzi. Che è un sanatorio. Cazzo, è un sanatorio.
Se me l'attaccate vicino. Okay. Vuole, diciamo ad ora ci fa un po' di fumacchi là. Adone il pizzone per ogni occasione. Sì, ma ascolta, a Vorpi. No, ragazzi, Done. fermi, dopo. Beh, dai, finiamo, dai. Sennò ma la Nicola è peggio di me, fa... qui sembra l'isola dei famosi, sì. Quando erano... Metti, Amago, mettila sta cosa. Si sono create una nemica e non lo sanno. Vero, per rinunciare io, e ma mangiano loro davanti. Dai. Finito. Dai, vai, finiamo, Edwin, dai, manca tre giorni, si finisce, dai. Amago. Vieni. Okay. E arriva la nostra bella e brava Mina, questa sua specialità che è appunto il fado portoghese, che ci fa ascoltare una canzone tipica di quel genere, che appunto da Amalia Rodriguez, lei invece è Amina, e ci fa ascoltare La casa in via del campo. Di trasporti per coloro che sono morti con le insegne bianco e oro al terzo piano, dove sono e tende a fiori con lampade di colori, i capelli di Maria, le sue mani, si direbbe ormai finito tutto quanto nella casa in via del campo. Sentire come allora quelle voci di ter forte, un dischiudersi di porte, vaghe note di chitarra, cose morte. Ho cercato a lungo invano quella luce al terzo piano, quella donna che sapeva anche amare. E l'ho detto, è mai finito tutto quanto nella casa in via del campo. Tutta quanta a riposare, ora che non si potrà mai più cantare. Io l'ho detto a Maria, vieni a vecchia mia, un bicchiere per poter dimenticare. Tanto vedi, è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Tanto vedi, è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Ciao amici, a tutti, a andate a ballare, tutti i giorni sono buoni, mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao. Perché devono andare a ballare? Perché ballando si vive sempre meglio. E allora? Ciao. E allora andiamo a ballare. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.